diciamo che dopo aver fatto come ci pare per una decina d'anni in giro per l'Europa con feste, rave, illegali, squat, Kernel Panic decide di andare alla scoperta del continente americano. X-Outside è il video di questa fantastica avventura fatta in collaborazione con tanti tanti amici, e questo video è dedicato al nostro amico Seb. All'inizio del 2005 l'idea... Questo fatidico viaggio intercontinentale. Poi abbiamo iniziato a cercare i primi elementi per metterli insieme, per portare un camion dall'altra parte del mondo. Giugno del 2006 riuscimmo a partire per Buenos Aires. Partire per il Sud America è stata la conseguenza poi di quello che era la situazione anche qua in Europa. Visto che dopo i primi anni, quando un free party era qualcosa che aveva un potenziale illimitato, stavamo vivendo veramente una fase stantia. Uno dei motivi per cui siamo partiti era poi il progetto musicale, era il fatto della contaminazione. È stato bello perché c'è stato come un interscambio musicale. Terminal marittima di Bilbao. Ma questi sono qualche giorno, mi sa. Lì abbiamo portato quasi tutto il nostro impianto vecchio, che più o meno erano una quindicina di casse, più o meno sugli 8-9 kW di potenza. Generatore piccolino da 5-6 kW, anche perché sapevamo che in Sud America comunque la corrente molto spesso la si prende da in mezzo alla strada, così. No? Andando al quarto, dovete girare il camion. Ci sono dei problemi qui come ci aspettavamo. Secondo giorno il camion ancora non si è visto. Siamo arrivati, pensavamo di andare al porto e prendere il camion, invece non è così, perché il porto di Buenos Aires è grandissimo, è tipo una città. Un giorno andavamo lì e pensando di prendere il camion, invece ci rimandavano a casa dicendo comunque tornate domani, serve un documento, serve l'altro. Quindi questa cosa è durata circa 2-3 settimane. La facciamo finalmente, il camion è libero, si parte per le strade di Buenos Aires, serve di passare qua un mesetto per organizzarci per il viaggio. Una delle performer più famose del sudamericano a livello di sospensioni e performance corporali, diciamo. Quindi tramite lei, nome d'arte La Negra, è stato a casa di questo suo amico che aveva questa casa. Questo amico si chiamava appunto Mario, un cinquantenne di Buenos Aires, che è insediato nella scena queer e nella scena notturna delle feste. Ha chiesto di fare una piccola festa così di apertura a Buenos Aires dopo una settimana che eravamo lì nella casa, con ovviamente poche casse, tipo 4-5 casse così, out of system, fuori di sistema, che appunto erano già 5-6 anni che organizzavano squat party o facevano musica elettronica, avevano un piccolo sound, insomma non avevano mai fatto grandi feste, però era tanto che insomma la gente li conosceva come fautori di feste alternative, insomma. 4-5 ragazzi di cui suonavano tutti per lo più musica acid, techno, così, e quindi loro erano molto entusiasti del nostro arrivo perché appunto ci conoscevano già per nome, non so, su internet, e ci contattarono sul blog, ci incontrammo e fu subito una buona onda. I was part of the Dropping Caravan mission that started in Canada and travelled all the way down through the Americas and Central and South America. We had a really wicked travel down, lots of fun, all different people coming and going the whole time. It was really, really nice.
siamo andati in America, a Los Angeles, ci siamo comprati il bus giallo, il cool bus. E con questo siamo scesi per tutto quanto il Centro America insieme ai Dropping Caravan. Dalla Colombia al Venezuela, tutto Rio delle Amazzoni. Con i bus su delle chiatte, 3 giorni, veramente spettacolari. Ci vuoi fare dei sound, ci vuoi usare con te? Siamo svegliati la mattina tra questa festa agricola e la festa di bambini. Abbiamo preso i primi contatti con delle persone. Abbiamo conosciuto il collettivo del Planet Tetris, decina di ragazzi, da chi suonava, a chi faceva VJ, a chi faceva grafico. Parlavano la nostra stessa lingua. Attivo sull'underground, sul voler fare qualcosa così, diciamo che si rispecchiavano molto nel nostro modo di fare. Tramite loro siamo riusciti ad arrivare al Museo di Arte Contemporanea, al MACO. Abbiamo deciso di fare questa festa, di occuparsi degli spazi e di poter manifestare comunque una forma nuova di manifestazione, diciamo, no? È stato il primo rave party open air, proprio rave free party della storia di Rosario. In Europa, no, è vista come una cosa comunque non sempre legata alla criminalità, a tutto quanto. Lì invece era proprio vista come una forma artistica e creativa. Living Rosario. Ne stiamo qui, eh? Posata. Posata missione. E dove vivi tu? Ahi? Come ti chiami? Come ti chiami? Ezequiel. Ezequiel. E sei l'ermano di? De Peppo. De Peppo. Tira la tua, campione. Pepo, sacca ciò! Pepo, vieni a Pepo! Vai Pepo, vai! Vai, 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 tira! La pelota! Vai Pepo! Così fino ad arrivare a Posadas, che era questa città che sta al confine col Paraguay, insomma, segnato dal fiume Rio Paranà. Arriviamo per caso in questo barrio, barrio El Brete. Su questa strada che finisce nel fiume ci parcheggiamo e ci raccontano tutti di questo problema che hanno con questa multinazionale dell'energia elettrica americana che vuole praticamente far alzare il livello del fiume e per quello hanno lo sfratto, appunto. La nuta massima. Presa che stava costruendo una diga nel fiume, tutte le famiglie del barrio, diciamo, avrebbero dovuto lasciare le proprie abitazioni. Comunque lo Stato continuava con questa azione, bruciavano case tutti i giorni. La pericolosità di aumento di cota sin la prevenzione prevista nel plan de manejo de medio ambiente. Responsabilidad en el tratamiento de los daños sociales y ambientales que se trata.
lo fuero judicial. Questa era la ferrovia della Costa Nera. L'hanno chiusa per farci un bel hotel, qualche cosa per i turisti, hanno mandato via tutta la gente che stava qua. Ora il treno è morto, non c'è più una casa. Questo è il famoso ponte che unisce Paraguay a Misiones, all'Argentina. Ora arriva una cifra di altre gente. Beh, guarda, quelli gli chi sono? Come vive la gente del barrio? La gente del barrio sta, sinceramente, está muy tocada. O sea, está muy dolida porque por lo que le han hecho. Y la gente de acá no es como en Italia, por ejemplo, que tienen derecho a reclamar algo que es suyo. Acá se reclama, pero no hay respuesta. Entonces, se tienen que acatar a las órdenes de los superiores, por ejemplo, de los políticos. Le ofreció 20 millones de dólares al presidente actualmente de Paraguay para poner una base naval. Supuestamente se dice que es para velar la paz del Mercosur, de Sudamérica. ¿No es cierto? Pero mentira, macana. Abajo, ¿saben lo que están ahí? Una de las reservas mayores potables agua del mundo. Quiere el agua potable, porque Norteamérica, ¿no es cierto?, ya no tiene más agua potable. Tiene agua, pero no es potable. Yo lo digo esto porque realmente lo he estudiado. Soy así humilde como me ven, pero yo realmente soy un muchacho, una persona que me gusta estudiar mucho las cosas de la vida del mundo. Estudio mucho, me gusta leer, me gusta la lectura, me encanta la lectura. Noi ci avviciniamo molto alla gente del barrio, appunto sia conoscendo, di andare a cose, cene, partite di calcio. Decidiamo appunto di organizzare questo festival di protesta per questa cosa. Organizziamo questo evento e appunto ci sono tutte le tradizioni, tipo una sagra di paese con tutte le cose tipiche, bellissime. Noi ci mettiamo un po' di case, un mixer, dei microfoni, il tutto diventa un po' più rumoroso e si fa sentire meglio. Aplauso para recibir al taller folclórico nativo. Me pasó por Clodomir, ya voy llegando al Sergín. Cantaré las alabanzas que a mi santo prometí. Vuelva a ver al cibo tu luz, quiero llegar hasta tu nel campo. Era desolatissima, praticamente c'eravamo solo noi.
Mantegna a guarda. C'è un tappetino e ti fanno pulire i piedi prima di entrare in Brasile. Abbiamo fatto questa pratica e poi siamo passati, abbiamo passato il confine. Per Foggia di Iguazú, che sarebbe l'altra parte di Iguazú, che è molto pericolosa e enorme rispetto alla parte argentina. Dopo quella città praticamente abbiamo avuto la sventura che la macchina si ferma. Il danno sembrava anche abbastanza grave, praticamente la testata era partita. Dopo un paio d'ore di meeting abbiamo deciso di continuare per Salvador tutti quanti nel camion. Abbiamo deciso di andare verso Florianopolis prima, che sarebbe la prima città del sud dopo Porto Alegre del Brasile. E anche sul camion notavamo i primi rumori strani. Appena arrivati a Florianopolis, praticamente il giorno dopo scoprimmo di aver rotto un pezzo della trasmissione del camion. E quindi da lì abbiamo cominciato questa lunga ricerca con Luigi. Il camion essendo inglese con i pecori di là non tutto coincideva. Quindi siamo dovuti andare per vari spazi. Abbiamo trovato questo pezzo, l'abbiamo adattato e dopo due settimane abbiamo risolto il problema. Il nostro caro amico, un grande bagaglio di esperienza, è un nuovo progetto chiamato No Borders con Giulia e altri ragazzi francesi. Continuiamo il viaggio insieme appunto verso San Paolo, prima verso Bahia poi. Memoria, periferia millenar, elemento hex, San Paolo lato sud, Zafrica. Un caro amico di Chris, di Omegas, faceva parte di questo progetto, lavorava in tutto il Brasile anche per eventi molto grandi, no? Tipo di fare video, anche per i contenuti che poi si mettevano, molto simili ai nostri, abbastanza profondi. Sì. Noi prendemmo contatti con lui, farlo venire a Capo d'Andasta di Salvador di Bahia. Una buona connection che poi ci portò anche a fare un paio di eventi a San Paolo. La situazione della città era abbastanza in fermento perché le varie bande della città erano in lotta fra loro. E quindi erano già successi parecchi attacchi ai turisti, alla gente dei quartieri più ricchi e varie cose, insomma, abbastanza pesanti. La pericolosità che comunque noi sapevamo appunto che questa città potesse avere, essendo così grande, anche non la conoscevamo per niente. Poi da quando abbiamo conosciuto meglio questi ragazzi di Zafrica a Brasile, abbiamo cominciato a uscire con loro, a collaborare, siamo andati con loro a fare un festival nella loro favela, nel campo di calcio, Favela Leme si chiamava, nella zona sud, una cosa molto variegata, comunque c'era di tutto, da bambini dai bambini di 3 anni a vecchietto di 90 anni, passando per tutti i tipi di giovani. Appena abbiamo acceso la musica, diciamo, tutta la gente è arrivata davanti al sound, e tra bambini, gente più grande, tutti che ballavano. Con Pichu, Camão, hanno fatto gli MC sopra le varie tracce suonate da Massimo e Chris. È stato farli divertire per una notte intera, farli ballare, farli, penso, sentire come tutti quanti, tutta quanta la gente che si può divertire e ballare e ospitare un gruppo straniero nel posto dove abita. E la cosa più bella che è nata da questa connection è stato il fatto di aver conosciuto una persona come Camão. Questo ragazzo, oltre ad essere MC, quindi cantare, è un ragazzo che fa graffiti e che lavora sul sociale, oltre che lavora nelle scuole insegnando ai bambini a disegnare. Ha dato l'opportunità di vivere a stretto contatto con una persona, insomma, del Brasile, e quindi poi di conoscere le varie sfaccettature anche, no, di una persona che veramente vive in un posto così. Della favela, un mondo nuovo di cui abbiamo sicuramente sentito parlare tutti, ma mai nessuno di noi c'è entrato dentro, diciamo. Parallelo, che ha le sue leggi e i suoi codici, ma fu appunto proprio per quello che portammo noi, fummo non solo accettati ma ci invitarono nelle case e fu veramente una cosa incredibile. Siamo andati a mangiare dai genitori di uno degli MC di Funky Buia, dalla madre. Mamma appunto che ci cucinava vegetariano, lui vegetariano, un'atmosfera molto, molto bella. Abbiamo apprezzato molto perché, diciamo, insomma, in un clima di povertà assoluta dove è difficile veramente quasi trovare da mangiare, tutto il giorno a pensare cosa poter cucinare a questi ospiti vegetariani che sembravano un po' marziani, ci ha fatto capire quanto poi tenessero veramente a noi, insomma, all'evento e quanto avessero capito quanto valeva per noi. Le cose del Brasile le ricordiamo con più gioia. Dal 2006-2007 io ho raggiunto Kernel Panic prendendo poi un aereo dalla Colombia. È
stato emozionante, perché dopo un anno di esperienze chi veniva da giù, tutta una parte di Carnel Panic arrivando da Buenos Aires, salita verso il nord, io invece avevo fatto l'esperienza contraria, dal nord verso il sud, quindi c'è stato questo punto di incontro per organizzare questo Capodanno insieme a Salvador de Bahia. All'interno della favela di São Cristóvão, grazie a persone che avevamo conosciuto a Buenos Aires i primi mesi del nostro soggiorno in Sud America. La prima volta che ho sentito parlare della missione Southside, ero in Bolivia ormai da 5 mesi e incontrai Chris e Giulia, che fanno parte appunto del gruppo No Border Sound. E loro mi parlarono appunto di questo Capodanno in Brasile, a Bahia. Una festa proprio lì dentro la comunità, ma tenevamo anche al fatto che le persone della comunità venissero alla festa. L'abbiamo fatto insieme appunto al nostro amico Gamau, abbiamo registrato un paio di spot a questo evento a Capodanno, proponendo tutto quello che poi sarebbe successo, vari DJ, le varie performance e anche questo collettivo che abbiamo conosciuto lì, che si chiama Ministero Pubblico, CMC, soprattutto sul ragga. Comprensibile un po' a tutti, è una cosa molto semplice. Gamau, con la base che abbiamo fatto noi con un BPM molto lento, abbiamo fatto una piccola canzone sopra, abbiamo incontrato quest'altro ragazzo che aveva un piccolo carretto con un megafono e siamo andati in giro per il posto. Chegando na humildade, me apresento, eu sou Gamão, é daquele jeito, chego pra firmar, já falei mais uma vez, truta, sou favelado, time cabuloso, chegando nossa corrente, tá ligado mano, só ideia consciente, é hip hop de periferia, a gente chega mano, essa é nossa quadrilha, conexão Brasil e Itália, a gente chega mano, não toca de na parada. Cadê apagar o brilho? Na boca do coro fora da lei brasileira, o seu sistema globalizado. Dall'inizio del viaggio, che diciamo era un po' tra virgolette la missione, arrivare lì e fare questa cosa con i vari contatti che abbiamo conosciuto, diciamo, abbiamo fatto 2-3 settimane di preparativi molto intensi, abbiamo costruito varie cose, soprattutto usando anche il bambù, perché lì c'era bambù da tutte le parti, amici ci hanno raggiunto dall'Europa, già collaboravano con noi da prima, quindi abbiamo avuto energia da parte di tutti nel fare questo allestimento in questo spazio che avevamo. Sicuramente non era il Capodanno europeo da 3.000 persone, comunque è stata una festa molto particolare, con parecchia gente appunto della comunità che è venuta. Poi si è protratta appunto per un paio di giorni, abbiamo fatto delle performance con il circo piccolino, di trapezio, tessuto, al momento della mezzanotte, un piccolo spettacolo di sospensioni con Ale, il nostro amico appunto che ne occupava. Abbiamo fatto tutta una sessione di MC con tutti i ragazzi brasiliani del Ministero Pubblico e altri ragazzi che insomma facevano questo piccolo concertino. Ovviamente grazie all'aiuto di parecchie persone lì, anche altre persone che avevo conosciuto in giro per il Brasile prima sono venute. Una cosa molto intensa, molto, molto divertente. Gli artisti del posto avevano dato il loro contributo, infatti ci ha avuto questa impressione proprio di colori, anche che rispecchiavano molto anche l'atmosfera brasiliana. Oligno,
è stata, diciamo, la parte più frizzante, allegra e vitale di quasi metà della missione. È stata una persona per me importantissima da conoscere, perché mi ha fatto conoscere proprio quell'aspetto del Brasile, proprio selvaggio, però anche con uno spirito di generarsi, di continuare a cambiare. Mi ha veramente stupito. Lui, stando con noi, ha imparato anche a capire poi quali sono le varie dinamiche poi di persone che magari si vivono cose e possiamo viverle noi in Europa. Una persona cresciuta nella favela ha una visione quotidiana della vita, e già parlare di progetti, di futuro, di viaggio e tutto quanto, per lui era una cosa comunque nuova e esaltante. Ha portato a noi una vitalità estrema. E poi alle feste siamo riusciti a coinvolgerlo, perché era un ballerino bravissimo, e quindi, diciamo, pian piano ha iniziato anche lui a fare delle performance con noi che sono rimaste memorabili nello scenario delle nostre feste, e ha continuato il viaggio con noi fino in Argentina. Sorprendente sia per lui che per noi, perché comunque sia è un'esperienza assurda, no? Immaginate che già è difficile uscire da un paese, riuscire ad andare in una grande città, immaginate passare da una favela, poi di Salvador de Bahia, che comunque sia una giungla praticamente, cioè comunque non è come le favele del sud, e poi fare un viaggio poi che ti porta a 3.000 km dal tuo paese, insomma penso che sia stata un'esperienza molto forte. Una parte. Ma da qua, per favore! Sai agora você ele caiu. Calma, falla con Italia. Fanculo. Vai, a tutti. Ha proseguito il viaggio con noi fino a Salvador de Bahia. È stata un'esperienza veramente profonda, perché ci ha permesso di capire delle cose appunto del Brasile in un altro modo, di vederle anche con i suoi occhi, e quindi di avere veramente un resoconto più reale, il fatto che anche un cantante, quindi una persona che aveva proprio stimoli di voler viaggiare, poter muoversi finalmente da Sao Paulo, uscire da Sao Paulo e fare 3.000 km arrivare fino a Salvador de Bahia. Sabe di tutto, ma ele non è cagueta. Agora, tradução, por favor. Legenda. Legenda. Bate, bate na batida do coração. Daquele jeito, então, eu gosto de usar o ácido. Vocês têm uma coisa que vale a pena para me fazer. Bate, bate na batida do coração. Oh, 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 la Dea del Mare è un principio di carnevale qui in Salvador. La Dea ci mangia, la Dea del Mare. La mattina inizia la giornata, tutta la gente che porta omaggi. A livello folcloristico è meraviglioso. Non abbiamo partecipato a tutte queste situazioni che sono bellissime, fanno parte della città, ma che poi ti fanno sentire veramente però un estraneo, no? Abbiamo partecipato in un altro modo, in una maniera un po' più attiva. Siamo riusciti tramite il Ministero Pubblico a montare un piccolo sound in una via che affacciava sulla via principale, appunto sul mare. È stato un po' un esperimento prima del carnevale, milioni di persone in giro per la città. Il Ministero Pubblico hanno cantato, cantano anche cose comunque legate al folklore, alla gente. Anche le persone non fanno parte dell'underground, hanno subito colto lo spirito. La via si è riempita subito di tantissima gente. Abbiamo avuto dei problemi con la polizia. Sono arrivati e hanno fatto appunto delle perquisizioni molto aggressivi nei confronti sia nostri che comunque della gente che ballava. Appena passa la polizia, dopo un secondo c'è già la gente che beve, salta, balla. Dopodiché ci siamo uniti agli altri a Salvador de Bahia durante il carnevale. Anche Dropping Caravan e altre travels che erano partite si sono riuniti tutti finalmente nello stesso momento. Un punto di incontro, tutte le varie esperienze si sono convogliate poi in quel momento lì. Il carnevale di Salvador de Bahia è stato anche uno dei momenti più forti di viaggio. La nostra cultura delle street parade europee, questi sound montati su questi carri viene proprio da lì, quindi è proprio la radice. E forniti di, non so, 90-100.000 watt, insomma, sound system allucinanti, è una cosa abbastanza anche commerciale. La regione di Bahia spende tantissimi soldi per questo evento, e magari appunto potrebbe spenderne per altre cose molto più importanti dalla situazione poi lì, tipo di musica molto adatta a tutti i tipi di persone, dalla cumbia alla musica locale di lì, insomma non hanno dato punto di vista il massimo per quanto riguarda
l'aspetto musicale. Mentre in alcuni carri ci stavano cose più interessanti, sempre con nomi grandissimi, non so, da Fat Boy Slim, cose del genere. La situazione è anche abbastanza... Rispecchia proprio la società brasiliana, che è la cosa che mi ha colpito anche tanto del Brasile, poi anche quasi di più degli stati dell'America Centrale dove ho viaggiato, è stato il fatto che c'è una fortissima differenza tra le classi sociali, quindi tra la ricchezza e il povero estremo. Ti rendi proprio conto, questi camion enormi, impianti giganteschi, un cordolo di gente tutto intorno, persone che ballano all'interno di questo cordolo e quelli che ballano fuori. E chi c'ha i soldi paga e quindi sta dentro, balla, si fa tutta la festa del carnevale largo col suo drink, no? Poi ci sono questi cordoli umani di questi poveracci che stanno veramente 20 ore a trattenere tutta la gente. Di fuori poi del cordolo succede di tutto e di più. Poi il ballo, l'atmosfera brasiliana, però anche comunque tante scene di violenza. Il Ministero Pubblico ottenemmo, ci stava presente Salvador, è fatto il centro molto... fatto di parecchie piccole vie, ogni via c'era un sound system. Questi ragazzi avevano come amico questo padrone di questo locale che dava proprio su questa via soprattutto, diciamo, più frequentata da gay. Questo padrone di questo locale decise di darci l'autorizzazione per montare il nostro impianto lì in questa strada. La situazione è molto, molto bella perché c'erano milioni di persone dappertutto, ovviamente anche lì, e noi appunto suonavamo da dentro il bar che dava sulla strada insieme ai ragazzi del Ministero Pubblico che cantavano. La nostra musica elettronica proponiamo completamente diversa. Lì vanno molto più sul ragga, un po' sulla jungle, poi il resto è proprio una cosa non nuova, però che per loro non è una cosa usuale. Era l'angolino con la nostra musica. Ogni carro aveva il suo tipo di musica, quindi noi abbiamo comunque portato la nostra musica europea in un contesto dove poi ci stavano altri tipi di cose. Arrivati i nostri amici francesi dei drop-in con appunto anche due persone del nostro sound system che viaggiavano insieme a loro, abbiamo cominciato a proseguire il nostro viaggio insieme. Diciamo, quando siamo riuniti con tutti quanti gli altri, Arembepe, finalmente il gruppo è diventato più grande, più vasto, era bella eterogenea la situazione, si era creata una bella energia, abbiamo cominciato a fare un sacco di feste sulla spiaggia, in Rio de Janeiro, e quindi era un momento veramente forte. Guarda che qui di Uxalotti, fuori! In questi posti già in carovana e per la gente un shock così grande, perché lì non è come in Europa, comunque c'è sta un movimento travel, già soltanto di vederci arrivare col cane, aprivi la porta del bus e uscivano cani, bambini, capre, punk, già quello era scioccante. La cosa che mi è piaciuta tanto anche di questo viaggio è il fatto che comunque anche dopo il primo, insomma, shock iniziale della gente, nel momento in cui arrivavi, era poi la curiosità che vedevi. C'è stata anche tanta solidarietà, comunque c'erano le signore che la mattina ci portavano le colazioni, no? Noi eravamo comunque sempre strasocievoli, abbiamo sempre cercato di coinvolgere le persone, abbiamo cercato di organizzare anche dalle piccole cose, da magari una cena in comune, di avere una relazione forte nei posti dove arrivavamo. Io gli ho fatto un regalo, no. Lui non è piaciuto, si è spaccata il naso, non gli è piaciuto. Insomma, è bellissimo. Ne faceva un altro gamao. Sì, allora gli ho spaccato ora in testa. Quasi è spaccato il naso. Barbe, se vuoi farla, fare, se vuoi sciappare.
Paolino sciaga con la ciurma, sciaga con la gente. È noi che tá daquele jeito e tal. Bate, batida, batida no coração. Ça va, Gilles? Guardate che completino, Gilles. Aspetta. Devo chiamare, no? Uno? Devo rubare un po'. Lo fai te, lo fai te. Sì. Andiamo, Marge, facciamo. No, no. Quello che io ho notato per prima, insomma, è stato proprio l'atteggiamento un po' differente dei Carioca. È un atteggiamento un po' più arrogante, diciamo, che sia il concetto è legato poi in definitiva al turismo, no? A quello che poi uno ha propinato per anni, no? La figura di Rio de Janeiro come un posto idilliaco, Copacabana e tutto quanto, no? Abbiamo conosciuto della gente meravigliosa anche a Rio de Janeiro. Abbiamo avuto problemi a parcheggiarci nella città. Alla fine siamo dovuti uscire dalla città e andarci a parcheggiare sulla spiaggia. E poi abbiamo fatto una festa all'APA, che è il quartiere centrale della città. E è stato bello perché abbiamo conosciuto, sono venute parecchie persone, dai bambini del barrio che vivono lì la notte, ai ragazzi, alle piccole gang che stanno nel quartiere. E anche a gente differente. Abbiamo fatto musica, insomma, che ha veramente colpito anche le persone che sono venute, che poi c'è anche gente che fa parte dell'underground, comunque, che sono venute a supportarci. La cosa, insomma, che io ho avvertito veramente così è stato il senso proprio comunque sia di essere un estraneo comunque. A Rio questa cosa l'ho avvertita parecchio. Seb, c'était notre ami qui faisait partie de notre groupe, Drop In Caravan, et qu'on a perdu rapidement, un peu trop rapidement.
Yeah, and obviously disaster struck at one point, and we lost one of our crew, which was my partner and the father of my child, and this very much stopped the travel for me. L'esperienza di avere Seb nel viaggio, per quanto è stata un'esperienza bellissima. Ha portato uno sprint, era una persona che, diciamo, in qualsiasi situazione era la prima a mettersi in gioco. In un viaggio comunque avere una famiglia proprio, bambino e tutto quanto, ha permesso a tutti noi di crescere poi in un certo modo, no? Un amico personale, era un grande DJ, è stato con me poi dall'inizio del viaggio, già dal Canada. E avec qui, voilà, on partageait beaucoup de choses, une personne qui, voilà, qui avait son tempérament, qui faisait de la belle musique, un papa, voilà, une personne qui aimait voyager, une belle personne. Molto vitale, sempre allegra, DJ, comunque è stata molto un'anima delle feste, di tutto quello che ha organizzato, l'anima del viaggio. Après Rio de Janeiro, sur la route, il s'est fait assassiner. Un autobus, il camion e poi il 4x4, ma pochissimi chilometri dopo Rio de Janeiro, praticamente ci scoppiò la ruota del bus. E questo ragazzo che si accosta al 4x4 ha sparato un colpo. Nel momento in cui abbiamo deciso di fare un viaggio del genere e quindi di attraversare dei paesi anche così diversi da noi, ecco, il Centro America, il Brasile, tu comunque il rischio, vivendo poi per strada, perché noi abbiamo vissuto per strada dal primo all'ultimo giorno, il rischio che ti succeda qualcosa lo tieni sempre, sai che può succedere. Comunque sia, la cultura è molto, come si dice, manipolata dagli Stati Uniti, quindi c'è la cultura delle armi, la cultura della violenza. A me piace un tipo di vita, di strada, però vederle là, vedere i bambini che crescono avendo solo un ideale, cioè di avere una pistola in mano, di poter ammazzare un'altra persona, mi ha fatto veramente incazzare, cioè è stata una cosa che veramente mi ha fatto proprio male. Ho conosciuto persone che vivevano in condizioni veramente disastrose e ci hanno dato tutto quello che avevano, perché avevano capito che noi eravamo comunque delle persone che erano andate là e volevano conoscere una parte del mondo che magari nessuno avrebbe mai potuto far conoscere in un certo modo. Ouais, suite alla morte di Seb, ça nous a un peu tous bloqué. Bon, on est resté quand même à Rio de Janeiro encore un peu de temps pour régler ce qu'il y avait à régler. My experiences of this loss obviously tainted how I look back on this travel, because we gave so very much and shared so very much with lots of people along the way, and for then this to come down to the point where one of us loses their life, it didn't really seem very fair. Et ensuite on a décidé aussi ce qu'il fallait finir, parce que je pense que c'est un voyage qu'il fallait finir. On a décidé de finir en Argentine. In Argentina la situazione appunto non era delle migliori, ovviamente, dopo ciò che era successo, e anche alle frontiere trovammo alcuni problemi per rientrare, per appunto i documenti dei mezzi. E una volta riusciti ad entrare, pur passando per le città dove eravamo appunto stati all'andata, decidemmo comunque di puntare giù a Buenos Aires e rientrare il più presto possibile nella capitale dell'Argentina. Alcuni di noi poi hanno deciso che comunque, anche per rispetto poi di Seb e di tutto quello che è stata poi la filosofia anche del perché è morto, abbiamo deciso comunque di continuare, perché poi non è, cioè avevamo del materiale, delle cose, abbiamo deciso di continuare e dovuto continuare, perché poi siamo dovuti arrivare fino a Buenos Aires. I nostri amici francesi avevano l'intenzione di fare un container per rispedire il materiale in Europa, e quindi tutti insieme decidemmo di organizzare questa festa per appunto riuscire a pagare questo container. E noi il nostro materiale non lo rispedimmo perché sapevamo appunto che saremmo tornati. Per
non rimanere comunque con un'idea di qualcosa di brutto che è successo, no? In un posto dove in realtà invece abbiamo avuto anche un sacco di situazioni meravigliose. Siamo tornati un anno dopo in Argentina per 6 mesi con una nuova formazione, con alcuni ragazzi di Drop in Caravan ci hanno raggiunto, con alcuni di noi che non erano venuti nel primo viaggio. Siamo riusciti a fare delle cose dentro a un ospedale che solo per l'infanzia. Qui i bambini praticamente stavano senza poter avere il permesso di vedere i genitori tutti i giorni. Ci siamo ritrovati a poter fare una cosa il 25 di dicembre con questi bambini. Non è come se immaginare una street parade classica come quelle che facciamo qua in Europa, in cui c'è tanta gente che segue il camion. Lì la situazione è abbastanza diversa, perché Buenos Aires è una grandissima città dove non ci sta neanche tutto quanto questo movimento come qua. Noi praticamente ci siamo limitati ad andare nei vari quartieri della città dove ci sta movita, ci parcheggiavamo col bus e facevamo musica per pubblicizzare la nostra festa di Capodanno. Con dentro al bus è stato sempre veramente un delirio incredibile, perché noi eravamo veramente tanti e quando ci muovevamo da una parte all'altra della città dentro il bus succedeva veramente di tutto quanto. Fatto un'altra festa di Capodanno a Buenos Aires e poi siamo andati giù verso la Patagonia.
questa Southside Mission non è conclusa, perché è rimasto sempre questo spiraglio aperto, è rimasta anche la voglia, tanti contatti, tutte le persone che abbiamo conosciuto, la voglia anche di continuare. Everyone know where we go? Yeah. Okay, good. Bottom left. Yeah.